Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla relazione della commissione di indagine sui rifiuti depositata all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Gela. Sono stati accesi i fari sull'ultimo anno e mezzo, sono state riscontrate delle anomalie. Vediamo. È stata depositata ieri all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale di Gela la relazione della commissione di indagine istituita dalla Assise Civica in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti in città. La commissione ha acceso i fari sull'ultimo anno e mezzo, da giugno 2014 a dicembre 2015, cioè dire dall'amministrazione Fasulo a quella messinese. Ai nostri microfoni il consigliere Romina Morselli, uno dei componenti della commissione presieduta da Salvatore Gallo, è composta dai consiglieri Sammito, Di Dio, Siracusa, Malluzzo, Torrenti, Amato e Cascino. Perché la nostra attenzione si è concentrata nell'ultimo biennio? Perché è nell'ultimo biennio che la città di Gela assiste ad una trasformazione del servizio di raccolta rifiuti. Abbiamo cercato di capire come sia avvenuta questa trasformazione, questo passaggio repentino e quali costi questa trasformazione abbia comportato per le tasche dei cittadini gelesi. Ed è proprio lì che abbiamo individuato, attraverso tutta una serie di elementi documentali e audizioni dei diversi attori protagonisti, sia della parte amministrativa che dei dirigenti del settore, che i responsabili della società in questione che si occupa del servizio di raccolta, abbiamo avuto modo di analizzare come la città di Gela si sia trovata, in modo per noi un po' approssimativo e repentino, ad una immediata trasformazione del servizio di raccolta rifiuti, che passa da un servizio di raccolta indifferenziato ad un servizio di raccolta differenziato con il metodo porta a porta. Ma la cosa che ha lasciato un po', diciamo, stupiti i componenti della commissione è che l'impegno dell'amministrazione comunale nel giugno del 2014 fosse quello di accogliere una proposta migliorativa da parte della società che gestisce la raccolta a costo zero, quindi senza ulteriori costi per il comune di Gela. E la cosa che ci ha stupito è che il capo dell'amministrazione precedente, con la copertura successiva di una delibera di giunta, decidono di accogliere questa proposta, e poi stranamente ci troviamo a dover analizzare tutta una serie di costi e di servizi aggiuntivi rispetto che hanno comportato un notevole sborso di denaro pubblico a discapito di quello che era l'impegno appunto iniziale. Questo è quello su cui noi abbiamo diciamo, concentrato la nostra attenzione, e soprattutto anche su tutto quello che è stato fatto a livello amministrativo, perché abbiamo notato che rispetto a questa scelta, che è una scelta politica, non ha fatto seguito una scelta dirigenziale oculata, una scelta dirigenziale né diciamo soprattutto parsimoniosa di quello che poi sarebbe stato appunto l'esborso per le casse del comune. E quindi sono emerse anche delle responsabilità, a nostro avviso, amministrative. Continua la guerra interna al Partito Democratico di Gela. La commissione provinciale di garanzia del PD, presieduta da Giuseppe Balistreri, ha negato ai consiglieri Peppe Ventura e Antonino Biundo la tessera del Partito Democratico, poiché hanno appena fondato il gruppo Adesso Gela. Ciò va in violazione a quanto previsto dallo statuto adottato dal partito, in particolare all'articolo 2,9 dello stesso statuto. Quest'ultimo stabilisce l'impossibilità di registrare all'anagrafe degli iscritti, e quindi l'impossibilità di rilasciare la tessera del Partito Democratico a coloro i quali all'interno delle assemblee elettive aderiscano a gruppi diversi da quello del PD. Sono ancora gravi le condizioni di salute dell'operaio di 55 anni del consorzio di bonifica, rimasto vittima ieri di un incidente sul lavoro. L'uomo è in rianimazione all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La vittima si trovava nella rimessa del consorzio, nella zona di Ponte Olivo, quando è stato travolto da una rete elettrosaldata. I medici hanno riscontrato la frattura di 8 costole e una sindrome da schiacciamento. Indagini sono state avviate dai carabinieri. E adesso occupiamoci del ciclo di incontri sull'educazione civile e stradale rivolto agli extracomunitari presenti a Gela su iniziativa del Comando di Polizia Municipale. Un ciclo di incontri sull'educazione civile e stradale rivolto agli extracomunitari presenti nel centro SPRAR a Gela è l'iniziativa del Comando di Polizia Municipale retto da Giuseppe Montana. Il primo appuntamento si è tenuto venerdì scorso, ieri altro incontro, il vigile urbano Totò Sauna. Questi ragazzi, al di là di
quelli che possono essere i nostri pensieri, le nostre opinioni, devono essere aiutati a rispettare le regole, devono essere aiutati ad integrarsi nella nostra società, devono essere aiutati sicuramente a conservare la propria vita, a conservare e chiaramente a salvaguardare anche la vita degli altri. Quindi è iniziata questa collaborazione, secondo incontro che facciamo, ed è stata una collaborazione molto, molto positiva. E devo essere sincero, ho visto in questi ragazzi tanta voglia di imparare, tanta voglia di collaborare, tanta voglia di imparare, e questo secondo me è la cosa più importante. La Polizia Municipale fa sì che diventi veramente uno strumento importante a servizio della città, a servizio di tutte le varie componenti della città, e penso che questa sia una cosa positivissima. Hanno partecipato in tantissimi a questa iniziativa, l'hanno ritenuta molto utile soprattutto perché molti di loro si muovono con la bici all'interno del paese, per cui proprio per salvaguardare la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada hanno partecipato con molto entusiasmo. Grazie alla Polizia Municipale che sta impegnando sul soccorso, che è molto importante per noi perché è una progetto la vita a noi le stesse, anche a voi, quindi è una cosa molto importante per noi, anzi grazie a voi per avete regalato questo corso. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la data del referendum costituzionale, si voterà il 4 dicembre, seggi aperti dalle 7 alle 23. La scheda che i cittadini si troveranno di fronte recita: approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. L'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Gela, organizza per giovedì 29 settembre una celebrazione eucaristica in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Appuntamento previsto alle 19 nella chiesa San Sebastiano Martire di Gela. La celebrazione sarà presieduta dal parroco Don Filippo Salerno, alla presenza tra gli altri del personale della Polizia di Stato, autorità civili e militari. E in occasione della festa del patrono di Caltanissetta, San Michele, prevista per giovedì 29 settembre, gli uffici della prefettura rimarranno chiusi per l'intera giornata. Una giornata ricca di appuntamenti, quella di domenica scorsa, che come da programma della pubblica assistenza Pro Civis, protezione civile, ha visto riversare in città numerose associazioni di volontariato. Un appuntamento annuale che approda all'ottava edizione, curato nei minimi particolari dalle componenti della Pro Civis, che ha lasciato un segno positivo importante a Gela, ma soprattutto un ricordo indelebile ai tanti volontari arrivati dalle diverse province siciliane. Il censimento dei volontari e la simulazione in Piazza Calvario ha contrassegnato l'apertura della manifestazione, suscitando l'interesse da parte di tutti. Una conferenza regionale partecipata, in cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha annunciato una rivoluzione, rimarcando come da tema del dibattito i seguenti punti: la prevenzione, la comunicazione e l'attenzione. Alla conferenza erano assenti l'Ufficio Comunale di Protezione Civile del Comune di Gela, nonostante la partecipazione dei funzionari regionali e provinciali. Al termine della conferenza, il responsabile della pubblica assistenza Pro Civis, Luca Cattuti, ha voluto rimarcare l'importanza del volontariato, consegnando a 8 bambini una maglia della Protezione Civile affinché il gesto sia l'impegno e la continuità nel volontariato per le prossime generazioni, un gesto molto apprezzato dai funzionari presenti. Come da tradizione, la sfilata tanto attesa dei volontari, che con gonfaloni e mezzi di soccorso, assieme alla preziosa partecipazione delle unità cinofile di Ragusa ed equestre di Piazza Almerina, hanno raggiunto la Chiesa Madre. Una lunga sfilata divenuta un'attrazione per tutti nonostante la pioggia. Grande la collaborazione dei commercianti, che con grande spirito di condivisione della festa e di collaborazione con la struttura Pro Civis hanno addobbato le proprie vetrine esponendo palloncini e oggetti tricolori a tema. Una manifestazione articolata che ha visto anche la partecipazione delle auto d'epoca dell'associazione Valvole Pistoni e la mostra di quadri in via Cadorna, allestita dal direttore artistico Croci Attardi.
La messa, celebrata dal cappellano militare Don Pino Terranova del Comando Militare Esercito Sicilia in ricordo delle vittime del terremoto, è stata animata dalla corale polifonica Perfetta Letizia e ha avuto la presenza delle varie autorità militari e del Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Gela, con la partecipazione del popolo gelese e dei tanti volontari che si sono radunati in Chiesa Madre. Al termine della messa, una fiaccolata per le vittime del terremoto si è snodata lungo le vie del centro storico, raggiungendo Piazza Padre Pio, dove un cero è stato deposto dalla responsabile della struttura ai piedi del Santo Protettore. Un momento toccante, quello del lancio dei palloncini e del suono delle sirene che, oltre a contrassegnare questo momento di riflessione, ha avuto il suo termine con il suono del silenzio. La riserva naturale Biviera di Gela, in collaborazione con l'IPU di Niscemi, Caltanissetta, Naro e Serra di Falco, promuove per sabato 1 e domenica 2 ottobre l'evento dell'Euro Bird Watch, la grande fotografia europea della migrazione degli uccelli selvatici nel momento clou del loro ritorno verso le aree di svernamento del Mediterraneo e africane, a cui aderiscono 37 paesi europei. L'iniziativa coinvolgerà la riserva naturale Lago Soprano di Serra di Falco, il Lago San Giovanni di Naro, il Lago di Sueri di Mazzarino e nella giornata del 2 ottobre la riserva naturale Biviere di Gela. Per chi vuole partecipare c'è anche un numero telefonico 345-6612743, lo ripetiamo 345-6612743. È stato pubblicato sul sito internet dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese, progetto infanzia con l'inglese per l'anno scolastico 2016-2017, modalità di accesso, essere docente madrelingua o in subordine esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese. I termini di partecipazione sono previsti entro le ore 12 del 4 ottobre. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e o i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiani e riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e non, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, seconda parte del telegiornale. Sono in pagamento al Comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014. I beneficiari degli aventi diritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del Comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta, Roccazzelle e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Si è aperta così la tavola rotonda al Teatro Regina Margherita sulla sicurezza stradale ai giovani, organizzata dall'Automobile Club tra le iniziative collaterali della 62esima della Coppa Nissena, penultima prova del campionato italiano Velocità Montagna 2016, che entrerà nel vivo domenica quando i 190 piloti scenderanno in pista. La Coppa Nissena infatti non è solo agonismo e competizione, ma anche attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza stradale, così come ha affermato il presidente del club, Carlo Alessi. Ospite d'onore del matinè dedicato agli studenti delle scuole superiori, il 5 volte vincitore della 24 ore di Le Mans, il pilota di Formula 1 Emanuele Pirro.
Forse le persone che hanno di più la percezione del rischio che corrono e gli strumenti per proteggersi nel miglior modo possibile sono proprio i piloti, perciò questa è la storia che andiamo a raccontare. Siamo stati tutti giovani, ahimè, tanto tempo fa, e sappiamo che quell'angelo che ci protegge quasi sempre in tenera età piano piano si impigrisce, perciò bisogna che uno impara a proteggersi da solo prima che sia troppo tardi. Numerosi gli interventi che si sono susseguiti nel corso della mattinata sotto l'attenta conduzione del giornalista Salvo La Rosa, tra cui il direttore dell'Automobile Club d'Italia, Enzo Lanza, gli atleti diversamente abili della Panorus di Palermo e delle Fiamme Oro di Caltanissetta. Ringrazio l'avvocato Carlo Alesti, presidente dell'Automobile Club di Caltanissetta, che mi ha invitato a moderare una conferenza, una tavola rotonda così importante, ma soprattutto alla presenza di questi giovani che sentite in sottofondo, che certamente avranno molto anche da imparare oggi. Quindi lo dico anche attraverso la vostra televisione ai ragazzi, ma anche alle persone più grandi: guidiamo con attenzione, la vita è una sola, va tutelata, non ci distraiamo, non parliamo al telefono, non chattiamo. Adesso ci sono anche i social che ci distraggono moltissimo, siamo sempre attaccati a questo smartphone in maniera anche febbrile e quindi ogni piccola distrazione può essere fatale. Troppe persone, troppi giovani, troppe donne, troppi uomini muoiono sulla strada, fermiamo appunto questo fenomeno negativo e stiamo più attenti. Consapevolezza alla guida, perché noi ricordiamo bene, ragazzi, il pericolo di guidare in stato di ebbrezza piuttosto che guidare in stato sotto l'influenza delle sostanze, diciamo, degli stupefacenti. Andare per le scuole è importante perché dobbiamo far capire ai ragazzi che pur divertendosi hanno il dovere di pensare al rientro, al famoso rientro dalle discoteche, quando noi diciamo di far l'autista deve stare sempre esente dal bere o dall'assumere sostanze stupefacenti, perché l'importanza di tornare a casa vivi e in buona salute sia per chi è sul mezzo che per i pedoni è importantissima. E quindi oggi la Polizia di Stato è presente qua sostenendo l'iniziativa dell'ACI proprio in continuità con i progetti nostri. E ora apriamo la pagina dello sport, facciamo il punto sul Gela. Il pareggio ottenuto domenica scorsa col Gladiator sul campo neutro di Leonforte ha interrotto la sequela di 2 vittorie consecutive del Gela, ma non ha affatto scalfito l'entusiasmo che si registra in casa biancazzurra. Si è giocato infatti contro una squadra che ambisce alle zone nobili del torneo di Serie D. Dunque un risultato che è stato ben accettato nel team guidato da Pietro Infantino. Un pareggio da accettare con buon grado, di buon grado, perché innanzitutto abbiamo giocato contro una grande squadra costruita per vincere il campionato e poi, a mio giudizio, guardo la prestazione dei ragazzi, è stata una prestazione, una buona prestazione. I ragazzi hanno combattuto, hanno giocato da squadra fino al 90esimo, abbiamo cercato attraverso anche il gioco di vincere la partita e queste sono tutte indicazioni positive che lasciano ben sperare per il futuro. Domenica prossima, direttore, si gioca in casa del Gragnano. Cosa temete dell'11 campano? Gragnano, perché è una buona squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene, so benissimo l'ambiente che troveremo e che poi, come tutte le trasferte in Campania, bisogna prenderle con le pinze, bisogna continuare con lo spirito di gruppo, con grande impegno e volontà. Quindi sicuramente una trasferta impegnativa, ma andiamo consci delle nostre possibilità. Direttore, manca ancora un difensore centrale, le chiedo, ma quando arriverà? Presto, molto presto. Sono ancora disponibili pochi posti per le iscrizioni all'ultimo corso SAB ex REC dell'anno 2016, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso, autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive, sarà avviato il prossimo 10 ottobre e si terrà presso la sede della Confcommercio Ascom Gela in via Cicerone 104. Gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confcommercio Ascom Gela dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.
si chiama Passato Prossimo, l'ultimo lavoro dello scrittore Alessandro Cona, che sarà presentato oggi alle 18 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi a Gela. La giornalista Lucilla Anzalone leggerà i passaggi più salienti del testo. Ci fermiamo anche per oggi, abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni.